Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IGVolt è il sito che va per voi e con il codice FUTITALIACHANNEL avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Bentornati ragazzi, qua è Leo di FUTITALIACHANNEL e siamo qui con la seconda player review di questo FIFA 16 e siamo qui con il pipita Gonzalo Higuaín nella sua terza versione in forma di quest'anno. Questa sua versione si presenta una carta incredibile con un 83 di velocità, 87 dribbling, 90 tiro, 75 passaggio, 77 fisico e un 27 inutile di difesa. Il suo costo si aggira intorno ai 140-150.000, adesso che esce il video non so bene il suo prezzo, però io sono riuscito a comprarlo intorno ai 100.000 durante il Team of the Year perché naturalmente tutti i giocatori della settimana erano abbastanza deprezzati e quindi ne ho approfittato per prenderne qualcuno. Come potete vedere, con lui ho giocato solo 6 partite, ma mi sono bastate perché ha fatto ben 16 gol, quindi quasi 3 a partita. Ed è un attaccante, veramente una prima punta coi fiocchi. Guardiamo un po' come si dividono le sue caratteristiche nei singoli valori. Il suo 83 di velocità è composto da un 81 di accelerazione e un 84 di velocità scatto, e per una punta di peso come lui va più che bene. Il suo dribbling invece si divide in sia un 90 di controllo palla, sia un 88 di dribbling, sia un 89 di reazioni, però è un 64 di equilibrio e 77 di agilità, che a volte lo fanno risultare un po' macchinoso, e soprattutto le sue 3 stelle skill non gli permettono di fare tutti i giochini che potresti fare con un Cristiano Ronaldo o anche un Lacazette o un Ibra. Quindi naturalmente il dribbling, nonostante quell'87 sulla carta, non è proprio il punto forte del Pipita. Il punto forte è sicuramente il tiro. 90 di tiro che si divide in un 94 di posizionamento, che è veramente ottimo. Per un attaccante il posizionamento, ve lo ripeto, è una cosa fondamentale. 95 di finalizzazione, perfetto. 90 di potenza tiro, 82 tiri alla distanza e 88 tiri al volo, 79 di rigori, ma è sicuramente la statistica meno interessante nel tiro, perché i rigori se li sapete battere fate quello uguale. Come vedete dalle clip, ho fatto soprattutto tiri dalla distanza, perché quel 90 di potenza tiro e quell'82 di long shot, che comunque è un ottimo valore, mi fanno fare dei tiri assurdi. Basta pigiare quadrato senza pigiare altri tasti, ragazzi. Quadrato dalla distanza e il Pipita vi farà gol quasi sicuramente. È ottimo anche sul colpo di testa, infatti ha un 94 di precisione sul colpo di testa e poi un 86 di forza fisica che comunque lo fa valere in area e soprattutto nei contrasti aerei. Sempre per quanto riguarda il tiro, ha 4 stelle di piede debole che sono veramente ottime, quindi potete tirare quasi indistintamente col destro o col sinistro e lui vi farà gol. Alto medio di rendimento, quindi perfetto, 1,84 d'altezza, mentre il passaggio non è un granché, è un 75 per un attaccante. Più che ottimo comunque, e si divide in un 77 di visione, 79 di cross, 68 di calcio di punizione, 77 di passaggio corto, 60 di passaggio lungo e 79 di effetto. Quindi non male, ha comunque un 79 di salto, un 74 di resistenza e solo un 54 di aggressività, che però in gioco non si nota, perché come potete vedere ho rubato più volte palla al portiere o al difensore, magari per un errore di passaggio. Comunque Higuaín era pronto, sempre lì pronto per prendere palla e poi sbombarla in porta. Questa carta ve la consiglio vivamente, soprattutto perché probabilmente riceverà un upgrade Higuaín, visto che è il miglior marcatore di tutta Europa in questo momento. Spero che in questi 2 giorni in cui edito il video non siano già uscite le carte, cosicché da farmi fare una gaffe, però se volete io vi consiglio vivamente questa carta perché comunque se verrà appata aumenterà anche di valore e di costo. E quindi io conto di farci una vera e propria plusvalenza in questo Pipita Higuaín veramente eccezionale. Quindi al Pipita do 4 stelle e mezzo di rapporto qualità-prezzo, perché naturalmente non posso dare 5 stelle visto che costa abbastanza Higuaín. Però vi assicuro che li vale tutti i crediti che spenderete. I pro, come già detto, sono tutti gli aspetti del tiro, quindi la finalizzazione, la potenza tiro, tiri dalla distanza e la forza fisica di questo giocatore, che non vi fate ingannare dal 77 di fisico perché è un po' penalizzato dal 54 di aggressività, che comunque, vi ripeto, non ho visto in gioco. L'unico difetto di questo giocatore quindi è un po' il dribbling, nonostante l'87 su carta, se non andate avanti a no touch dribbling risulterà sicuramente più basso, visto che ha un basso valore di agilità, di equilibrio e naturalmente le sole ed uniche 3 stelle skill. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, vi invito a commentare con altri giocatori di cui volete vedere le review e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.